attenzione al limite con Vannucchi, il taglio dentro di Natale, palla che termina a lato, forse era anche fuori gioco, no, mi dice di no il guardialine, mi dice di no il guardialine e ne prendiamo atto. Intanto c'è un cambio nuovo, entra al posto di Morfeo Recoba e tenta il tutto per tutto. E allora intanto Cooper chiama subito Pasquale che gli dice guarda che adesso c'è il Cino, non c'è più nessuno che ti copre, quindi cerca di stare un po' più sul pezzo. Al 22esimo del secondo tempo, quindi tra i cambi Ocan per Consensao, Zanetti, Cristiano per Almeida, Recoba per Morfeo. Intanto Cristiano Zanetti perde palla nel cerchio di centrocampo, cerca di andarsela a riprendere con un intervento irregolare, calcio di punizione in favore dei toscani proprio all'altezza del cerchio di centrocampo per questo fallo subito da Tommaso Rocchi, calcio di punizione che può andare a battere uno tra Grelle e Giampieretti. C'è un cambio anche il primo nel Empoli, entra il numero 10 Tavano ed esce il numero 24 Boucher. Tavano con il numero 10 per Boucher al minuto 23 del secondo tempo, primo dei cambi che va a effettuare Silvio Baldini. Calcio di punizione per l'Empoli battuto con Ocan in disimpegno, va a disturbare, quasi porta via la sfera, poi Emre porta via la sfera e ripartiamo con un pallone per Bobo. Attenzione Bobo, difende, bravo, cambia sulla destra per Buruk, il Colibrì gestisce il pallone, parte dalla sovrapposizione del capitano, Ocan si fa sovrapporre, cerca di servire il pallone dentro per Battistuta, attenzione Bati, fuori, Zanetti, cross, Cribari, sempre lui, recupera la palla, il capitano la tiene viva, il tocco ancora per Ocan, vuole andare al cross, Buruk parte con una finta, guadagna il fondo, cross morbido, centro area, ancora Cribari che anticipa allontanando il pallone, ancora Buruk, tiene giù la sfera, tocca fuori per Ivaramiro, Caffè Colombia può andare al cross, la mette dai 25 metri, Cristiano Zanetti potrebbe andare al tiro, il pallone buono, Battistuta entra in area dalla sinistra, il tiro, la ribattuta, bravo gol, bravo gol, bravo gol, bravo gol, e 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 Tritolone, e Tritolone, e allora 24, 24, il tiro di Battistuta, la respinta come può di Berti e questo lo segnava anche Birillo Bendato, è ufficiale. E allora 24 minuti di gioco, il gol numero 14 di stagione di Tritolone Vieri. E allora delirio, non è fuorigioco di partenza di Vieri forse nell'azione, porta vuota. Festa grande per il sigillo numero 14, la messa a Tritolone. Bene ragazzi, oh, adesso andiamo a fare gli altri, su 25esimo, forza ragazzi, 1-0 per noi. Palla in avanti, attenzione il pressing, Ivaramiro, bene 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 bene, palla recuperata da Belleri, forza ragazzi. Inter dalla curva, Grella, il tocco per Giampieretti, Cannavale in anticipo pulito, Bati controlla, difende, attaccato irregolarmente, c'è fallo per intervento irregolare di Giampieretti su Batigol. Calcio di punizione già battuto con Buruk, Ocan gioca il pallone all'indietro per Ivaramiro, Ivaramiro cambia tutto sulla sinistra per Pasquale, di prima il pallone per il Cino che tocca il suo primo pallone, palla ancora per Pasquale, Pasquale ancora per Recoba, parte il dribbling il Cino, attenzione, cambia tutto di esterno sinistro, deliziosa questa giocata per Ocani, il tocco indietro per il capitano, capitano ancora per Buruk, attenzione, si riparte con un'azione sulla destra del Colibrì, si sovrappone il Tractor, viene servito, può andare al cross, Cupi protegge, non è calcio d'angolo perché è riuscito a chiudere bene su questo movimento in doppia sovrapposizione sulla fascia di destra, aerodinamico con il suo taglio di capelli il capitano. Intanto perde tempo ancora, ma stanno perdendo, non so cosa perda tempo a fare il signor Berti, il cui rilancio va nella zona di Rocchi, adesso con l'ingresso di Tavano, Tavano fa la prima punta, Rocchi è stato messo sulla destra. Intanto Vieri va a difendere un buon pallone, bravo Pratali nel disimpegno e nel rilancio in avanti per Di Natale, vanno a chiuderlo la coppia Zanetti-Cordoba, il capitano gli contrasta il pallone, Cordoba ne approfitta e fa ripartire l'azione dei ragazzi con Buruk, la palla profonda per Bobo, attenzione, attaccato da Pratali, Bobo difende la sfera, aspetta l'arrivo di Ocan,
Il Colibrì va in sovrapposizione, Bobo difende il pallone, appoggia all'indietro al Tractor, il capitano all'indietro ancora per Ivaramiro potrebbe giocarla e la gioca in profondità ancora per Bobo Vieri. Attenzione Tritolo che va dentro, attenzione Bobo che va dentro, la piazza dentro per Bati, il colpo di testa in chiusura sostanzioso da parte di Cupi, corner numero 5, forza ragazzi! C'è un cambio, entra il numero 26 Grieco, è un giovanissimo 21enne ed esce il numero 23 Vannucchi. Vediamo che cosa cambia, giocatore che arriva dal Parma. È un fantasista, un attaccante. Dalla bandierina parte Emre, palla che gira, primo palo, una mischia, Buruk, Babagol! E sono due! Tapin vincente sotto misura su assist di Okan Buruk e siamo 2-0. L'1-2 violento dei ragazzi, 24esimo e 28esimo minuto. Eccolo qua, la traiettoria di Emre, la palla che ribatte la difesa, Buruk di testa la rimette dentro, erano in due sia Bobo che Bati e siamo a 15, number 15, 15esimo gol. Che zampata signori, l'1-2 violento di Bobo, bellissima questa giocata. Allora guarda lì come incide i tifosi, Bobo Vieri, tritolone, guardalo là, tac, e siamo 2-0. Riparte l'Empoli, Grella, non è finita, forza ragazzi, andiamo avanti. Gol della tranquillità adesso. Il lancio dentro, fuori gioco di Natale. Adesso vediamo con questi innesti che cosa cambia. Cambia che Di Natale è a destra. Non è più come prima l'atteggiamento tattico, ha mosso un po' le pedine Silvio Ballini. Si parte con un calcio di punizione per il fuorigioco di Natale, rilancio di Toldone, palla in zona Bati, colpo di testa a cercare Bobo, attenzione, Bobo che va, cornerone. Corner numero 6, forza ragazzi, ci va ancora Emre a battere. Corner numero 6, attenzione. Parte la rincorsa della Zanzara che mette il pallone nel punto preciso. La traiettoria di Emre, palla dentro, allontana la difesa dell'Empoli con Di Natale che la mette nella nostra metà campo dove c'è il capitano nel cerchio di centrocampo che va a gestire questo pallone. Tavano va al disturbo, la sua ribattuta lunga nella zona ancora di Emre, Bellere di testa lo anticipa, palla vagante, il controllo è del nuovo entrato Grieco che scambia con Gian Pieretti, il martello recupera bene il pallone ma ha visto un'irregolarità di Buruk il signor Rodomonti, calcio di punizione battuto con Bellere, scambia con Gian Pieretti. Dalla parte destra di Natale viene lanciato con questo pallone profondo, bravo Pasquale a chiudere in calcio d'angolo, corner numero 2 in favore dell'Empoli, primo della ripresa. Adesso c'è Di Natale sulla destra con Rocchi arretrato, Greco a sinistra e Tavano punto di riferimento offensivo. Si riparte con questo tiro dalla bandierina che va a battere proprio il numero 9 Antonio Di Natale, 25 anni per lui. Cooper dice fate attenzione sulla palla inattiva, parte la rincorsa di Natale, primo palo, una mischia, il martello esce palla al piede, il pallone in avanti per Batigol, attenzione Battistuta, gestisce questo pallone, lo tocca largo per Emre che parte in dribbling, lascia lì Grieco, ce ne va la Zanzara, delirio, la Zanzara fuori gioco di Bobo, peccato, chiede scusa. L'istinto è quello di dargliela, quello di Bobo, l'istinto è quello di andare, ma bisogna tener conto anche che ci sono gli avversari che magari si fermano. Siamo al 31esimo intanto con i ragazzi in vantaggio per 2-0, doppietta di Bovone. Con Grella che batte lungo a cercare Di Natale, preciso il tocco ma preciso anche l'intervento in spaccata di Bart che mette la palla in out. Di Natale con le mani, intanto Di Natale lo minaccia, Bart gli dice io non c'ero, sarà uno che mi assomiglia. La palla giocata da Gian Pieretti, chiama l'1-2, Gian Pieretti una carambola, si gira Rocchi, calcio di punizione per questo intervento irregolare al limite dell'area. Siamo proprio all'altezza del limite dell'area di rigore, l'intervento di Ivaramiro Cordoba sul numero 22 Tommaso Rocchi. E c'è questo calcio di punizione che è da posizione buona,
Toldo dice: sta fermo lì, Ciccio, sta fermo lì, non ti muovere, stai fermo lì. Tanto panoramica: Bologna, Torino 2, Bologna 1, Juventus 2, Piacenza 0, Brescia, Parma 1-1, Perugia 1, Chievo 0, a Roma Regina 1, Lazio 0. Per una classifica che vede per il momento al comando Inter e Milan con 39 punti, Juventus 38, Lazio 36, il vuoto. Poi le altre: Chievo 32, Bologna e Piacenza e Parma, pardon, 27, e Perugia 25. Attenzione al calcio di punizione, Toldone fa suo il pallone, anche perché nel momento in cui batte Di Natale scivola. Vedete che nel momento in cui sta per battere scivola, non fa bella figura qua al Meazza. Il Cino, ci sono anch'io, dice. Allora mette subito un lancio in avanti profondo a cercare Battistuta. Colpo di testa, palla al limite con Cribari che anticipa Vieri. Buruk va al disturbo, palla larga per Grieco. Il tocco orizzontale, Mre vince un contrasto con Giampieretti, subisce a mio avviso fallo. La palla recuperata comunque da Recoba, chiama la palla al Cino. Il tocco ancora per la Zanzara, ancora per il Cino. Il Cino ancora per Mre. Mre ancora per Recoba, Recoba ancora per Mre, il tocco per il Martello, attenzione che ce ne sono tre intorno, la palla larga di Pasquale all'indietro per Cannavaro, Cannavaro per Cristiano Zanetti in avanti a cercare Recoba, Giampieretti, anzi Grella, si intromette, recupera il pallone, batte lungo cercando l'inserimento di Grieco, niente da fare, con Toldo che recupera, i minuti sono 33, 12 più recupero, quindi un quarto d'ora circa ancora da giocare, magari per fare il terzo gol non sarebbe brutta cosa. Il rilancio di Toldone, palla che si impenna, Bobo difende bene la sfera, salta anche un avversario, difende ancora, subisce un altro colpo, Cannavaro allarga per Recoba che però non era della stessa idea, allora vanno dentro loro, fuori gioco del numero 10 Tavano, questa è la segnalazione del signor Saglietti, quindi un calcio di punizione in difesa al limite dell'area di rigore a nostro favore, che può andare a battere Toldone, eccolo qua, è il momento del tocco. La posizione irregolare del numero 10 Francesco Il Tavano. Intanto campeggia una bandiera argentina in curva. Il rilancio di Toldo, palla che il Cino va ad arpionare con un sinistro magico, tocca per Mre che subisce intervento irregolare, dice di no all'arbitro. Il rilancio di Grella che aveva saltato palla in avanti, ma Cannavaro anticipa Tavano, il tocco in zona Bobo, colpo di testa in anticipo, perde la palla Bobo nel senso che non capisce da che parte è andata a finire, la recuperata Pratali, il tocco per Belleri, il lancio impreciso, piede un po' marmoreo, piede un po' alla Paganin, potremmo dire, sempre con tutto rispetto per l'amico Paganin. La rimessa con le mani in favore di Bart, Giovanino Pasqualino, potrebbe servire Cristiano Zanetti, potrebbe servire Bobo che gli chiede la palla lungo la linea, la palla è proprio per Bobo, il colpo di tacco a cercare Batti, palla che va dentro, Batti carica al destro, il suo tiro e la palla è piuttosto larga, vuole la gioia del gol Battistuta, vuole la gioia del gol anche lui, non sarebbe male come esordio qua di fronte ai suoi nuovi tifosi partire subito con un golassone. Palla rilanciata da Berti per Pratali, controlla il pressing di Battistuta, all'indietro ancora per Berti che di piatto fa uscire un campanile che il Cino va a controllare, cerca il tocco di prima per Mre, recupera Di Natale in avanti di prima per Tavano, Cannavaro elegante nel disimpegno, subisce poi un contrasto che smorza il suo rilancio, bravi Grelle e Giampieretti a mandare a vuoto Mre, poi Pasquale bravissimo nell'anticipare, chiama la palla Vieri, il tocco buono per Battistuta, attenzione al controllo di Batti, allarga sulla sinistra per il Cino, Recoba parte, palla al piede, si ferma, finta contro finta su Belleri, lo salta, attenzione, converge, attenzione ancora al Cino, lo lascia lì ma pronto è Belleri in extremis a mettergli la palla in out e quindi c'è una rimessa con le mani che Recoba dovrebbe lasciare nell'incarico a Pasquale, invece l'effetto scambiando subito con Mre che gli cede ancora palla, ancora al Cino, può andare al cross, mette dentro, primo palo, allontana Cribari, il pallone che si impenna, Ivan Ramiro arriva in anticipo su Tavano ma commettendo giocate irregolare, calcio quindi di punizione in favore della formazione dell'Empoli quando il cronometro dice 36 minuti di gioco nel secondo tempo con il parziale di Inter 2 Empoli 0, doppietta di Bobo Vieri ai minuti 24 e 28, tutto in 4 minuti, l'1-2 che per il momento ci sta dando 3 punti, lancio in avanti, grande Guerriero, palla di Cannavaro per Batti, l'anticipo perfetto, Recoba cerca di cambiare gioco dalla parte opposta per Bobo, non passa il pallone, quasi va a rubar palla Buruk, Pratali, doppio dribbling su Okan, il rilancio a cambiare gioco sulla sinistra per Grieco, fa tartarughina Zanetti, nel senso che
tira dentro il collo come fanno le tartarughe al momento di colpire di testa, mandando a vuoto alle sue spalle il giovane Grieco. Intanto c'è un intervento proprio da Grieco, subito irregolare da parte di Okamburuk, calcio di punizione già battuto, no, si ferma e ci ripensa Cupi che scambia con Giampieretti. Giampieretti gioca il pallone orizzontalmente corto per Grella, Grella attaccato da Emre all'indietro per Cribari. Tanto pareggia con Della Rocca il Bologna, mentre Cribari sbaglia tutto, quindi Bologna 2, Torino 2, partita ricca di gol, quella di Bologna. Palla rimessa in gioco da Pasquale, il tocco per Recoba, parte in dribbling, Grella gli tocca via il pallone, poi arriva Bati, il tocco finale è di un giocatore nerazzurro, dice il signor Saglietti, la rimessa con le mani di Belleri. Belleri che mette in movimento Di Natale, cerca di vanificare l'intervento di Cristiano Zanetti, c'è Varamiro che arriva in anticipo, poi l'intervento di Pratali, Giampieretti, un intervento irregolare, l'abito dal vantaggio perché mantiene palla ancora il l'Empoli con Giampieretti, il tocco largo sulla destra per Di Natale, Di Natale da profondità per Rocchi, Cannavaro in anticipo, subisce intervento regolare da parte dell'attaccante dell'Empoli, quindi calcio di punizione a nostro favore quando mancano 7 più recupero al termine della gara, gara che stiamo conducendo per 2-0, vittoria meritata fino a questo momento, si è fatta un po' fatica a scardinare la porta di Bert. Calcio di punizione che batte Bart toccando orizzontalmente per Toldone, viene fuori ai 20 metri, cerca la battuta lunga e larga, a cercare Buruk, il pallone in anticipo, il tocco poi di Cristiano Zanetti che voleva dare profondità immediata per Battistuta, non si intendono i due. Palla giocata da Cribari, il pallone perduto da Giampieretti, Emre, attenzione al limite, poteva tentare il tiro da solo, ha cercato di andare in 1-2 con Vieri, non si sono intesi. Ripartono loro con Grella, il tocco all'indietro, Grella ancora per Giampieretti, Giampieretti attaccato da Cristiano Zanetti che gli contrasta via il pallone, il tocco finale del nerazzurro, la rimessa con le mani affidata a Greco che cerca di trovare subito la collaborazione di Giampieretti, attaccato da Burucchi, il lancio in avanti impreciso con Pasquale che protegge l'uscita di Francesco Toldo che prende il pallone con i piedi, siamo al 39esimo minuto di gioco. Con la palla rilanciata davanti, Cupi che la va a controllare, Buruk che va al disturbo, il tocco largo per Greco, il capitano che lo contrasta, Greco cerca di andarsene, cerca di fare un tunnel al capitano che si fa passare sotto ma solo per girarsi, ricontrollare il pallone e ripartire. Cupi chiamato l'1-2 con Battistuta, intervento di Bati che va a recuperare il pallone, il capitano che va dentro, palla per Bobo, siamo al limite dell'area, si può girare, tentare il tiro, tocca fuori per il Cino parte in dribbling, attenzione, colpo di tacco, delizioso per Emre che allarga sulla destra per Buruk, buona l'azione dei ragazzi, Ocampo può andare a cross dalla destra, la mette dentro per il capitano, dentro l'area di rigore, guadagna il fondo, il suo cross, Bobo, gol! E sono tre! E sono tre! Perché lui è Tritolo! Si abbracciano i due, che gol, ha chiesto il cambio, ha chiesto il cambio, ha detto basta, non capisco perché, vedete il cross, va a vuoto Berti, questo gol lo segnavo anch'io, 40esimo minuto, l'hanno già fatti 3 cambi, Bobo, non si può più, se la ride, intanto il cambio c'è, entra Cappellini ed esce Rocchi fra le file dei toscani. Berti che era stato bravissimo fino a questo momento si trasforma in saponetta Berti per questo intervento in cui manca completamente la sfera, Bobo sotto misura, è uno scherzetto per lui buttarla in buca, l'arbitro dice che è finita, Inter batte Empoli 3-0, Tritolo Vieri, tri perché ne ha fatti tri, come si dice a Milan, ne ha fatti tri, ne ha fatti tre. Il primo al 24esimo, il secondo al 28esimo, il terzo al 40esimo, c'era spazio anche per un quarto al 47esimo, ma è stato annullato per fuorigioco. Inter batte Empoli 3-0, Inter 39 punti in classifica e una bella Inter, un Inter che ha meritato abbondantemente questa vittoria con una buona prestazione.